tutti, Stellaweb, qui è X5Star che parla e oggi siamo qui con un nuovo gioco random. Perché non ho voglia di fare video seri, perché ci sono gli esami di mezzo. Sono usciti Pokémon Super Mystery Dungeon e Bravely Second, quindi sì, le robe da fare purtroppo ce le ho. Però volevo provare questo gioco perché era piuttosto carino. Il gioco si chiama Itogochi e da quel che ho capito è tipo una specie di Tamagotchi, soltanto che noi al posto di essere il padrone siamo il Tamagotchi, e quindi roba del genere. Metterò il link del gioco in descrizione, potete scaricarlo e vedere cosa vi capita. Ha più di un finale, io andrò per finale a caso perché ho voglia. Quindi click to start. Ok. Ciao, sei strana. Sono la persona assegnata e devo prendere. Allora, sono la persona assegnata che deve prendersi di un mostro. Quindi noi siamo il mostro, come detto. E questa è la casa giusta. Sì. Va bene. Carina, dai, sì, meglio di prima. Bene, pensavo di essere arrivata nel posto sbagliato per un secondo e risatina. Aspetta un minuto, tu sei The Girl's Narrative Face. Quindi la ragazza adesso si sta fissando in un... Sì, è un... Sì, mi sta guardando strano perché non so se vedete quegli occhi che sembrano tipo dire assaggerò la tua anima. Ok, andiamo avanti. Sì, tu sei quello. No, sai, se io sono un mostro non dovresti averlo capito subito che ero io. Vabbè, lascia che mi introduca. Mi chiamo Nadine e sono il tuo personaggio. E sarò la persona che si prenderà cura di te per una settimana. Ok, quindi dovrebbe essere anche corto questo gioco, va bene. Questa è la prima volta che mi prendo di un non umano, quindi spero che andiamo bene. You should have come here. Vabbè, facciamo le brave persone. Sono sicuro che andrà tutto bene. Spero. Sono felice che anche tu pensi quello. Metterò a posto le mie cose per un po' di tempo sopra e ci vediamo tra poco. Nadine prende il suo bagaglio e va sopra le scale. Va bene. Quindi, cosa faremo nel nostro primo giorno assieme? Considerando che non ci conosciamo, parliamo un po'. Dov'è la tua famiglia? Li ho mangiati! No! Ok, dovrei dire tipo sono il Croceano e cose del genere, però voglio vedere cosa succede. Li ho mangiati. Li ho mangiati. Quello è divertente. You spend time talking with Nadine. Ah, hai passato il tempo parlando con Nadine. Ok. Momento di dormire. Non vedo l'ora che sia domani. You're going better than... Ti stai comportando meglio dell'ultima volta. Buongiorno, cosa facciamo oggi? In questo momento ho fame, quindi sì, mangiamo. Il menu per oggi è nulla. Come nulla? Mi dispiace, ma l'agenzia non mi ha dato nessun cibo per oggi. Potrei mangiare? No. Cioè, se fossi io per mangiare intenderei altre cose che potrebbero essere molto sessuali. Però considerando che siamo un mostro, finiremo davvero per mangiarla. Quindi vabbè, fa lo stesso. Mi dispiace davvero tanto, farò di meglio la prossima volta. Ok, don't worry Nadine, finché sei carina non importa. Cosa hai in mente? Mangiamo, dormire, talk. Giochiamo un po', dai. Nadine ha preso delle maracas, ok. Shake, 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 taratarata. Shake, 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 tatara, shake your booty. You suck at your job.
No, no, fosse la prima persona e... Puntini. No, no, scusa. Hai scosso le maracas. Ok. Cosa fa... Come sta andando come tuo coso? So, pretty bad. Ma non posso dire tipo finché sei carina non importa. Vabbè, devo dire so. Really? Grazie. Farò del meglio per il resto della settimana, va bene. Blood doesn't that girl... Sangue? Quella ragazza ne ha? Sì. Mi... No. Niente sangue, ok? Niente sangue, ok? No, grazie. Non penso questo sia il gioco che... Beh, considerando le opzioni che mi hanno dato, sì, potrebbe essersi del sangue. Ma cerchiamo di evitarlo. È il momento di svegliarsi e muoversi. Ho fame. Il menù di oggi è... una torta, sì, dai. Torta fatta in casa! Ah, l'ha fatta lei! Ah, hai capito la ragazza. Lei sì che ha capito come conquistare un uomo, ragazzi. Allora, ragazze che mi seguite sul canale, che probabilmente saranno due, che saranno Sefi e Queen, basta, ne sono sicuro. Magari c'è mia magra qualche parte, ma sono dettagli. Spero veramente di no. Dio, sei l'imbarazzo. Se volete conquistare un ragazzo, conquistate il suo fottutissimo stomaco. Fatto, sarà vostro per sempre. Non vi si staccherà più di dosso. Fateli dei cibi fatti in casa, fateli buoni e vedrete che vi sbaveranno addosso. Cioè, no, l'ho detto male, ma sono dei tagli. Ma vedrete che vi amieranno dall'inizio alla fine. Per sempre, ok? Quindi, sì. Il cibo fatto in casa è il migliore, sempre e comunque. Hai finito di mangiare e hai messo a posto, ok. Cosa faremo in questo pomeriggio? Parliamo un po'. Vai a scuola? Sì, ma sono andato. Ma sono stato espulso. No. Sono troppo figo per andare a scuola, ovvio. Sei davvero... Sembri davvero intelligente dopo tutto. Grazie. Hai parlato un po' con Nadine, ok. Si sta facendo tardi, andiamo a dormire. Smettere di provare ad essere umano. Ha un odore buono. Forse anche meglio dell'ultimo. Una piccola annusata. No, ok, l'ho accettato. È passato un po' di giorni da quando ho iniziato a prendermi cura di te. Non sei così male come un mostro. You're about to be... You're falling for me. Oh, quindi... Allora, di certo queste due non le scelto. Non le scelgo perché, sì. Però quel grazie e... Ti stai innamorando di me. Ovviamente no, per ti stai innamorando di me. Stupidino, guarda quanto è carina, guardate. Oppure le pupille che sono diventate delle stelle. Bellina. Mi piace questa animazione. Bene. Iniziamo questo gioco con un bang. No. Voglio di dormire perché ho notato adesso che questo qui probabilmente è tipo il divertimento. Questa la fame, questa è l'energia. E considerando che siamo a zero è meglio se tipo dormo un po'. Boh. Ti leggerò qualcosa mentre dormi. Giorno 1, pomeriggio. Vabbè, la storia. Hai fatto finta di non sentire la storia e sei andato a dormire. Ok. Qualcosa da fare. Giochiamo. Ah, ha preso una PSP. Brava. C'è il nuovo gioco di Hyperdimension Neptunia dentro. È vero che c'è dentro. Vero che dentro c'è quel gioco. Altrimenti non vuoi che io ti mangi, eh. Ok. Guarda, sono sicuro che questo ti piazza. È un gioco dove gira una palla e... A play da before.
Vabbè, ne ho giocato prima. Oh, in quel gioco mi dai qualche consiglio su questo? Hai preso con Nadine per un po'. Visto che mi sembra che esistono. Farò dei. Come si chiamano? Ho delle scartoffie da fare durante la notte. Buonanotte. Tovail. Non ricordo cosa vuol dire Tovail. Comunque, cerco di resistere. Ma non riesco a resistere. Boh. Oh, la rima. Che stupido essere. Ho l'impressione che questo non andrà a finire bene. Uccidi. Uccidila. Hai bisogno di qualcosa? Come tutti gli altri. È finita. Che cos'è? Ah! Ho letteralmente i brividi. Ok, la scena leggermente me l'aspettavo. Però il suono, cazzo. Oddio. I mostri non possono cambiare. Non impari mai. Non è così. Ho i brividi. Ok. E dopo l'interruzione di mia sorella, che ovviamente taglierò perché erano questioni personali, veniamo alla parte a un'altra parte di questo video. Dato che la musichetta sottofondo mi piace, la lascerò così e cose del genere. Allora, prima di tutto, come vi ho detto inizio video, non posso farvi così tanti video perché gli esami si stanno avvicinando in questo preciso istante. Cioè, non proprio in questo preciso istante, ma in questa settimana ho l'esame d'inglese che è quell'esame che odio di più e che praticamente sono quello che odio di più e quello dove mi sento meno preparato. Infatti, penso di essere quello che ha scritto di meno al momento in classe, perché noi facciamo questi esami in 3 giorni, quindi ho avuto lunedì. Avrò martedì e poi dopo nella prossima lezione di inglese, che sarà mercoledì. E mercoledì andrò anche al museo. Non vedo l'ora. Così. È da tanto che non vado al museo, adoro i musei. E off topic. È un off topic, ok? Comunque, con questo gioco volevo semplicemente annunciare che non aspettatevi serie fisse sul canale, perché mi stanco facilmente dei giochi ultimamente, anche Pokémon Mystery Dungeon. Nell'esatto momento in cui è arrivato Bravely Second ho un po' smesso di giocare a Mystery Dungeon, nonostante mi stia piacendo. Sì, mi sta piacendo. Però così, mi sto stancando leggermente dei giochi e ho voglia di fare giochi veloci, o anche se non sono veloci, giocarci un pochettino con voi per farvi vedere cosa faccio quando ho tempo libero. Quelle poche volte che non gioco a Nintendo, oppure sono a nerdare su Elsword o LOL o a guardare video. E comunque sì, nel caso volete un altro episodio di Itogocci, dove tipo magari cerco di andare fino alla fine senza mangiare la nostra piccola Nadine, ditelo nei commenti. Quindi noi ci vediamo con il prossimo episodio. Ciao a tutti.